saputo che un insediamento ha bisogno del nostro aiuto. Si trova qui. Preston! Spero tu possa aiutarlo. Dobbiamo convincere. Sì, sì, va bene, sì, sì, Preston, tutto quello che vuoi. Dove sono i mutanti? Ah, eccolo. Ma stai buono, che ci taglio la gola. Dobbiamo ripulire questa zona, giusto? No, dobbiamo seguire il segnale radio. Giustamente. Dunque, dobbiamo collegarci al segnale radio. Siamo all'8%. Ergo, siamo ancora lontani. Oh, ma guarda, dei ghoul. Vieni qua che ti faccio a fette. Madonna mia, l'ho accoltellato a un rene. Bastardo. Mi taglia tutti la gola, eh. Vieni qua. Bene. Mamma mia, questo coltello è fantastico. Li taglia come se fossero fatti di burro. C'è qualcun altro che vuole fare lo splendido? Adesso vengo e ti taglio la gola. Maledetto. Taglio le gambine, eh. Poi vedi che scherzo che fai. Porca miseria. Dritto in faccia. Aspetta che arrivo, aspetta, aspetta. Chi sono, robot? Assaltron! Assaltron, fanno male gli Assaltron! Aspetta! Perché non ho armi? Al laser! Arrenditi, con calma. Aspetta un attimo. Dov'è? Eccolo là. E un braccino è andato. Forza. Forza, vieni, vieni. Aia, che male. Porca miseria, è morto. Siete in tanti, eh? Ancora per voi. Sì, sono proprio in tanti, ma non capisco dove sono. Minchia, devastato. Non puoi morire così. Beh, beh, io ti dico di sì invece. Ti dico che puoi morire così e mi fai anche comodo se muori così. Mamma mia. Ed era pure leggendario? No, era sprezzante. L'ultimo colpo fa il danno doppio. Vabbè, grazie. Ehi, 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 statene buono. Ma stai buono. È andata meglio. Non ci siamo. Beh, ma va. Aspetta che tu sei leggendario e sei anche un synth. Ma che bella giornata oggi per essere vivi. Credo che lui non possa dire lo stesso. A questo gli ho tagliato la testa, ma proprio di netto, con un colpo zacchete proprio preciso. Oh, aspetta, ho appena trovato la Rhino. Ho appena trovato la Rhino. Bella quest'arma. Oh, finalmente un'arma buona sopra un cadavere. E vediamo un po'. Oh, che bello, della Sunset Salsa Sarsa Sarsirsa. Bene, e allora di cercare questa pattuglia scomparsa. Ehi là. Cos'è stato? Buongiorno. Scendete voi o salgo io? Dai dai, vi aspetto. Mannaggia. Proprio ha perso sul gioco di gambe. Pietoso. Aspetta che vengo io da te. Anche agli altri giornalisti o solo a me? Quante volte te lo dovrò ripetere, Piper? Wow. Questa ninjato è veramente fantastica. Oh, una nuca con la Quantum e del vino. Una bella accoppiata per una serata in solitudine. Dicono che mischiare le bevande non faccia sempre bene. Chissà, forse è vero. Buongiorno. Aia, che male. Ecco fatto, vediamo il leggendario. Un combat rifle, ok. 50 di resistenza quando miri. Ci può stare su un fucile da cecchino questo. Aspetta un attimo, fermo tu. Fermo, che cos'è che c'hai tu addosso, ghoul?
C'hai le armature da Ronin? Come è possibile tutto ciò? Io mi prendo tutto. Poi mi spieghi perché tu avevi tutta quella roba. Terminale esecutivo. Mi serve la chiave. Chissà se posso uscire da qui. È palese che non sia così la cosa. Beh, è stato un giro utile. Almeno ho trovato un equipaggiamento da Ronin. Certo, arrugginito per carità, ma sempre un equipaggiamento è. Magari si può aggiustare. 40%, siamo vicini. Il segnale più forte. 55%, ci stiamo avvicinando. Credo che ci siamo. Perché sta diventando molto più forte. Eccoli qua, li ho trovati i cadaveri. Buongiorno, segnalatore di soccorso, grazie. Ho lo nastro di battaglia, ho la medaglia e l'uniforme. Un'armatura bruciata. È completamente fuso. Sì, è talmente fuso che qua non so cosa sia successo. Ci sono un sacco di radiazioni. Anche questo. Cos'è successo qui? Vorrei saperlo anch'io. Iniziamo magari a prendere un radix. Ascoltiamo l'olonastro. Imboscata lungo la strada. Sono 5 volte più di noi. E la madonna. Varam, rapporto. Nucleo al 5%. Dobbiamo distruggere le armature. Non possono finire. Ah, sì. Varam! Si sono fatti saltare in aria. Merda. Astrid, attiva l'autodistruzione. Faris, ripiegare. Ecco cosa è successo. Base militare. E da lì punteremo al nostro rifugio. Useremo i nostri nomi in codice. Ok, muoversi, muoversi, muoversi. Quindi sono andati verso una base militare. Forse ci conviene andare dal Paladino Dance prima. Paladino Dance, rapporto, signore. Paladino. Rieccoti. Hai notizie sulla pattuglia? Sì, e non sono belle. La squadra di ricognizione ha subito un'imboscata. Hanno distrutto le armature atomiche per non farle cadere in mano nemica. Solo 3 superstiti. Una grossa perdita. Però hanno fatto il loro dovere. La nostra tecnologia va protetta a ogni costo. Lo immagino. Benissimo. Grazie per il rapporto. E ora vado a salvarli. Ma a questo punto, prima di proseguire, faccio un salto a casa. Ho bisogno di scaricare un bel po' di roba. E tu da dove vieni? Oh, aspetta, tu sei nuovo, vero? Vieni qua che ti do un lavoretto. Tu da oggi vendi le armi. Mi sembri un vecchietto simpatico. Sono sicuro che farei un buon lavoro. Guarda com'è felice con quei baffi. Oh, aspetta, aspetta. Vieni qui, uomo baffuto, ti faccio un regalo. Tieni, guarda, sei il nuovo arrivato e già ti faccio un regalo. Ecco a te, un bel minigun. Anche tu, aspetta, non puoi mica proteggere questa città con una pistoletta. Ecco a te un bel fucile laser. Sono sicuro che ti sarà utile. E ora che sei al lavoro, fammi vedere che cos'hai. Ah, però, guarda che bella scelta che hai. Hai anche una Desert Eagle. Ho scelto proprio bene. E a quanto me la fai questa Desert Eagle? A 600 tappi. Uno Scar da 38. Interessante, non mi sembra di avere un'arma che usa le 38, vero? A quanto pare no. Benvenuto in squadra allora. Ecco a te, ti ringrazio. E già che ci siamo, miglioriamo anche quest'arma. Per l'avanzato ci serve fanatico delle armi livello 4. Va bene, per adesso mi accontento di questo. Ah, mi sono appena reso conto che posso anche cambiargli il tipo di munizione per aumentare il danno. Fammi vedere, scusa un attimo, se seleziono questo. Le munizioni sono sempre quelle, però posso renderle silenziate con un caricatore incredibile. Va bene, ci sto. Vediamo cosa posso fare invece con la Dual Magnum. Posso renderla più grossa. Iniziamo da questo. Con un ricevitore molto più potente, con uno zoom aumentato, ma vabbè, quello non importa, e con un materiale custom. Va bene, sì. Sarebbe bello renderla 2 colpi un'arma del genere. Con la Desert Eagle invece cosa posso fare? Posso renderla ancora più forte, va bene. Aumentare la mia fortuna addirittura, ma certo, con un caricatore più capiente. E posso anche cambiargli il tipo di munizione se serve. Potrei renderla una 38, la rende più debole, però almeno avrei un sacco di munizioni. Alla fine ci perdiamo solo 11. L'unico problema è che usando la Magnum con le 38 vanifico l'aver comprato quest'arma. Ma posso cambiargli munizione? Posso cambiargli munizione. Ok, allora ti potrei usare.
Scusami, questo da dove è uscito fuori? Quando l'ho trovata quest'arma? Mi serve Fabbro livello 3. Voglio rendere quest'arma energetica. Ah, mi ero dimenticato di modificare questa. Tiè, rendiamola più potente. Con un caricatore più rapido, aumentiamo l'accuratezza. Perché no? Dipingiamola. E ora mi sembra molto più figa. Questo fucile non l'abbiamo ancora potenziato. Possiamo renderlo molto più forte. Quindi 111 oppure 96 con l'automatico. E ho anche preso un trofeo. Scusami, in che senso slug incendiario shell? Perché c'è la modifica di Borderlands anche su quest'arma? Slug mi va benissimo comunque. Scusami, proviamo un attimo quest'arma. A parte quanto figa è diventata quest'arma. Ah, proprio un proiettile intero solo? Ok, questo fucile potrebbe essere diventato veramente potente. Benvenuto in squadra. Ma guardalo qua con il fucile in mano. No, Ada. Oh, Tempennis Bluff è sotto attacco. Che palle. Fatemi lasciare giù almeno la roba. Ecco qua, come un Ronin che si rispetta. Forza, dobbiamo andare a salvare Tempennis Bluff. Tanto lo so già cosa li sta attaccando. Sicuramente i robot, sicuro. Però perlomeno salgo di livello. Guardiamo da questo punto di vista. Oh, ma guarda, dei robot. Aspetta. Quanti siete? Porca troia. Che sta succedendo? Un attimo. Mamma mia, è esploso. Fermi, fermi, fermi. Ecco fatto. Tutto a posto? Dov'è il colonno? Sta bene? Oh, hai voglia, è qua che si fa i fatti suoi. Vediamo cosa posso fare con questo livello in più. Forse per adesso dovrei concentrarmi su Armaiolo. Anche se effettivamente dovrei concentrarmi su qualcosa che magari mi potenzia, non lo so. O magari qualcosa che mi faccia andare avanti col gioco, non lo so. No, 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 no. Prima potenziamo e miglioriamo le nostre armi. Poi perfezioniamo noi stessi. Penso che ormai si sia capito come gioco. A cazzo di cane. Però grazie ad Armaiolo livello 3 posso fare la MK4 finalmente. Ma non l'avanzata perché ci serve chimico ancora. Voglio provare su qualche ghoul la nuova arma. O anche su un robot mi andrebbe bene. Salve. Quest'area è sottoposta a legge marziale per ordine della governatrice provvisoria Grant. Certo. Sappiamo che degli infiltrati cinesi sono all'opera in questa zona. Per favore, esibisci un documento. Sì, certo, d'identità. Come no. Ti avviso, se non rispetti questa richiesta sono autorizzato all'uso di forza letale. Certo, anche io. È ovvio che non sono un infiltrato, no? Mi sembra evidente che non sono un infiltrato. Il 73% degli infiltrati cinesi ha negato di essere tale prima di essere bloccato mediante l'utilizzo di forza letale. Controllo identità. Fallito. Procedo al blocco mediante forza letale. Ragazzi, attaccate sto pazzo. Attaccate sto pezzo di robot. Beh. La miseria. Questa Desert Eagle l'ha fatto volare via. Oh, c'è da dire che rispetto alla prima volta che abbiamo affrontato sto robot, comunque ce la siamo cavata alla grande. Eccomi al percorso di addestramento. Ho dei flashback assurdi sul percorso di addestramento di Fallout 76. Ossio, no, non lo vedo. Meglio andare piano sulle travi. Allo. Lo so che non è finita, ma non mi dici dove sono gli altri, cazzo. Dai che forse dov'è? Che culo è l'ultimo secondo. Tante care cose, signor. Oh no. Madonna mia, l'ho trapassato. Alla faccia del rinculo. Aspetta. Oh no, speravo gliela facesse saltare. Vabbè, è stato bello comunque. Ci sono. Oh, c'è da dire che comunque anche con le 38 se la cava benissimo quest'arma. Penso che questo volo non sia andato nei migliori dei modi. Richiesta di soccorso. Vediamo se dentro il segnale si fa più forte. Credo di sì, 66%. Ehi là, c'è qualcuno qui? Sì, possiamo fare.
Bel colpo, Piper. Mamma mia. Doppia magnum, doppio divertimento. Tu dove l'hai trovata quell'arma, Preston? Fate come volete, prendete le armi che trovate e divertitevi a questo punto. Ah, eccolo lì. Era molto, molto vicino. Olonastro del cavaliere Astlin. Cavaliere Tara Astlin, squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio. Matricola 3431. Sono trascorse 3 ore da quando ho attivato il mio segnalatore di pericolo. Nessun contatto da parte del Paladino o di Feris. Il loro obiettivo era la stazione satellitare sulla costa. Potrebbero essere fuori portata. Avevo l'ordine di difendere questa posizione a ogni costo. Il sito è stato completamente invaso. La porta non reggerà ancora per molto. Paladino Brandis, è stato un onore. Oh, è morta con onore, che brava. Bene, dunque dov'è che si trova questo posto? Si trova qui vicino, dai, non è tanto lontano. Forza, andiamoci a divertire allora. Ho queste nuove armi e non vedo l'ora di usarle. So già che i nemici ci sono e no, non sono simpatici. E no, non l'ho preso mai. Benissimo, questa volta sì. Nervi saldi, ce la facciamo. Dai, che l'avevo quasi shottato. Ah, bene, bravo chiunque sia stato ad ucciderlo. Mamma mia, che colpo incredibile. Oh, non avete speranze. Dov'è? Aspetta. Dai, come ho fatto a mancare? Ehi, calmati. Prendilo. Prendilo in testa. Oh, meno male. Mamma mia, si stava avvicinando un filino troppo. Vengo lì e ti sparo. Ah, mi devo curare. Forse sono in troppi. Ma com'è che hanno tutti il laser? Madonna, è esploso. Com'è che tutti sti super mutanti hanno i fucili laser? Beccagli la testa, beccagli la testa. Fagliela esplodere. Bravo. Una Rhino leggendaria. Benissimo. Ma stai buono. Anche tu. Statene al tuo posto. Oh, ma guarda, un manuale delle operazioni segrete. È più difficile individuarti. Vieni qua che ti spacco le gambe. Mamma mia, che soddisfazione. Dammi le munizioni. Dov'è che ti nascondi? Che arma hai preso, scusami? Cos'è sta roba? Old school can opener? Ma questo è un fucile. Questo è un fucile, perché è un'arma melee questa? È un'alabarda. È un'alabarda su un fucile, in pratica. Cerchiamo il segnale di soccorso. Ovviamente sono lontano come sempre. Forse era là sopra. Non avrò trovato la fonte del segnale, ma ho trovato un'armatura atomica. E anche un Fatman. Preston, mi faresti il favore di entrare là dentro? Ci penso io. Bravo. È sempre più forte, quindi ci siamo. Eccolo qua. Circondato dai supermutanti. Un genio. Olonastro dello scriba. Parla Feris. Sono passate 2 ore da quando il paladino se n'è andato. La gamba. Non riesco a bloccare l'emorragia. Il proiettile deve aver reciso un'arteria. Brandis, se sentirai questa registrazione, spero tu abbia raggiunto Astlin in tempo. Non potevi fare nulla per me. Vai al bunker a nord. Te la caverai. Questa è la cosa importante. Aspetta, c'è qualcosa. Qualcosa? È pieno... È pieno di rider e tu mi dici che c'è qualcosa? Quanto sei perspicace, Preston. Aspetta. Ecco fatto. Ci deve essere qualcuno con l'arma nucleare, perché mi stanno facendo dei danni da radiazioni.
Madonna mia, l'ho accoltellato. Mamma mia, neanche Call of Duty. Aspetta che quello sta scappando, ti ho visto, eh. Non scappare. Non scappare, fai l'uomo. Madonna. Troppo. Ah, eccoti. Mamma mia, è un po' troppo potente questo coltello, eh. Tu sei un rider che rispetto. Oh, grazie. Dove ti nascondi? Un po' troppo eccessivo. Un po' tanto eccessivo. Sì, abbiamo finito. Direi che ce la siamo cavata alla grande. Ma è scomparso. Ma dai, lo stavo depredando. Sta per arrivare una tempesta nucleare. Meglio nascondersi finché riusciamo. Madonna mia, che eccessivo. Dobbiamo muoverci verso il bunker, forza, prima che le radiazioni ci uccidano. Eccolo qua il bunker. Fammi entrare, fammi entrare. Comandi, apri la porta. Ecco fatto. Buongiorno, ehi, 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 calmati. Calmati. Brandis. Non muoverti. Un altro passo e ti faccio saltare la testa. Ci sono i... C'hai ragione, Piper. C'hai ragione. Scusami, Brandis, dicevamo. Paladino? Paladino Brandis? Non posso più parlargli. Aia, mi ha attaccato. Ottimo. No, 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 non dovete ucciderlo. Ah, maledetti vampiri. Dove sono i vampiri? Eccoli qua. Maledetti. Vi ammazzo tutti. Maledetti, mi avete fatto uccidere un brav'uomo. Paladino Brandis, le chiedo scusa per prima. Faccio saltare la testa. Chi siete? Chi vi manda? Come siete entrati qui dentro? Calmati, sono con la confraternita. Calma, Paladino, sono con la confraternita. La confraternita? No, 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 impossibile. Loro sono troppo lontani. Non verrebbero a cercarmi fin qui, vero? E invece siamo qui. Diciamo che ti credo. Come hai fatto a trovarmi? Ho seguito gli indizi. Ho seguito i segnali di pericolo lasciati dalla tua squadra. I loro nonastri portavano a questo posto. Gli altri? Che cosa gli è successo? Sono morti. Sono morti, Paladino. Ho recuperato le loro medagliette. Tu davvero? Grazie. Questo significa molto per me. Anche il fatto che io tu abbia abbassato l'arma. Ho provato ad andare a cercarli. Non potevo fare molto, non da solo. Però in cuor mio speravo che... Penso che trovarmi non sia stato affatto facile. No, per nulla. Io sento di doverti dare qualcosa. No, tranquillo, non mi devi dare nulla. Molte cose. Tecnologia di ogni tipo. Se vedi qualcosa di interessante, serviti pure. Ah, beh, grazie. Dovresti tornare con la confraternita, però. La confraternita ha bisogno di te, Paladino. Torna a fare rapporto. Io non posso. È passato troppo tempo. Non servirei più a niente. Non è vero, e lo sai. Nessuno conosce il Commonwealth meglio di te. Ci serve il tuo aiuto. Sono qui da troppo tempo. Io non sono più me stesso. Mi accoglierebbero comunque? Certo, sono la tua famiglia. La confraternita onorerà la memoria della tua squadra. Non dovresti essere tu a raccontarne la storia. Se non tornassi, i loro sacrifici, tutto ciò che abbiamo passato, sarebbe tutto dimenticato. Io non posso permetterlo. Bravo Brandis, così si fa. D'accordo, io prenderò le mie cose. Bravo, torna grazie, alla confraternita. Grazie di tutto. Grazie a te, Brandis, di aver abbassato l'arma. E grazie anche del nucleo di fusione. Olonastro di Brandis. Qua
squadra di ricognizione 429 Alfa della Confraternita d'Acciaio, rapporto finale. La nostra missione è fallita. 6 ore dopo l'inserimento, la mia compagnia è stata attaccata. Abbiamo perso 5 cavalieri ed esaurito l'energia delle armature atomiche. Abbiamo distrutto le armature affinché non finissero in mano nemica. Poi ci siamo ritirati abbandonando le nostre scorte. Nella settimana successiva mi sono separato dagli altri 2 superstiti della mia squadra. Entrambi sono dispersi. Stato sconosciuto. Speravo di rivederli al nostro bunker d'emergenza per cercare insieme un modo di fuggire dal Commonwealth. Ma non è arrivato nessuno. Nessuno. Lo so, Brandis. Brutta storia, mi dispiace. Però sono felice che tu sia salvo. Forza, esci subito da qui. Va bene, con calma. Dopo la tempesta, comunque, il cielo si schiarisce sempre. Paladino Dance, sono tornato. Rieccoti. Hai notizie sulla pattuglia? Hai voglia. È sopravvissuto solo Brandis. Mi risulta un unico superstite. Il Paladino Brandis. Il Paladino Brandis? È ancora vivo? A quanto pare. Può tornare nella confraternita? Può tornare nella confraternita. Ora come ora, un soldato in più fa sempre comodo. C'è altro di cui vorresti discutere? Vuoi io lonastri? Vuoi i loro lonastri? Sì, li terrò io. Se torneremo sani e salvi, farò in modo che i nastri siano consegnati ai parenti più stretti. Bravo, Dance. È tutto. È tutto. D'accordo. Preparerò un rapporto completo in base alle tue indagini. Se torneremo tutti interi, farò in modo che la confraternita onori la loro memoria. Bravo, Dance. Questo ti fa onore. Non posso offrirti molto come ricompensa. Spero ti basti qualche tappo. Hai voglia, fa sempre comodo. Hai guadagnato il mio rispetto, iniziato. Ben fatto. Grazie, Dance. Sono onorato. E siamo anche saliti di livello. Questo sì che è un buon premio. Preston, è ora che tu esca da quell'armatura. Andiamo a casa.